Benvenuti al convegno dei giovani mantovani 2019. Felici di aver potuto ospitare nella nostra città questo convegno giovani organizzato dalla comunità Bahai, un gruppo di ragazzi che sta cercando di approfondire dal confronto, dalla ricerca, qual è il proprio posto nel mondo, diciamo così. Stanno chiaramente facendo una ricerca spirituale, una ricerca interiore, però è importante, io credo, per loro riuscire a capire qual è il ruolo che le giovani generazioni possano avere nella nostra società, nelle nostre comunità, un ruolo che sempre più sicuramente deve essere di impegno e non di disimpegno, di dialogo e non di chiusura e di intolleranza, di pace e di solidarietà, perché di questo credo che le nostre comunità, il nostro paese abbiano bisogno. La conferenza è organizzata dalla comunità Bahai e la comunità Bahai è una comunità che è unita dal proposito di migliorare il pianeta. È basata sugli insegnamenti di un personaggio che si chiama Bahá'u'lláh, che ha portato questo messaggio di unità, di speranza, di amore. E quindi tutte le persone che sono qui sono accomunate da questa visione comune e i Bahai cercano di offrire questa visione in maniera generosa, quindi non è una conferenza solo aperta per i Bahai o per i giovani Bahai, ma per giovani provenienti dai vari credi religiosi o non religiosi, ma che sono accomunati dall'idea che è possibile mettere in pratica questi principi e portare un miglioramento del posto in cui viviamo. Siamo circa 100 giovani dai 15 ai 30 anni, alcuni sono di Mantova appunto come ha già detto Alessandro, altri invece vengono da altre parti d'Italia e anche d'Europa. Siamo giovani che proveniamo da luoghi, culture, credi diversi, ma c'è una cosa che ci accomuna, è lo scopo che muove la nostra vita, che è appunto quello di migliorare la società, il mondo, partendo dalle realtà in cui viviamo. E quindi ognuno di noi sta cercando nel proprio piccolo di contribuire a questo cambiamento. E pensare alle generazioni più giovani di noi e al ruolo che noi possiamo avere come esempi per la loro vita.